i rigori del Dzeko, ma forse la spalla se forse si sposta la spalla, forse. No, lo sai qual è la cosa? Sì, poi chiudiamo subito questa parentesi, Alberto, dell'episodio di sabato, perché io l'ho vista in diretta in quel momento. Io capisco che dalla regia ci può stare un attimo di, diciamo, stand-by, che prima di dare per certo se è rigore o meno, ti vuoi documentare, no? Già era evidente di primo impatto. Ora lasciamo perdere che noi siamo prevenuti. Saremo malati noi perché siamo antiromanisti. Bravo, siamo prevenuti, quindi subito per noi lo era. Ma al di là di questo discorso, poi c'è stata subito una ripresa che ancora lasciava un minimo parziale di dubbio. Poi alla terza, quando danno l'immagine frontale del calcio e del braccio di Dzeko. La cosa che l'arbitro guarda frontale Dzeko, no, la cosa è in posizione perfetta per vedere il movimento del corpo di Dzeko, nemmeno dalla mano. Sì, ma no. per concludere, perché a noi poco ci interessa di questo episodio in particolare. Certo. A me fa sorridere soltanto come Gentile in diretta della partita non è che dice era netto il rigore per il Frosinone, utilizza altri termini, dice ah vabbè da questa sembrava l'avesse presa con la mano, poteva essere quindi sì, ma il discorso è che in quel momento Falcione lo puoi e lo devi dire è rigore netto per il Frosinone, certo. Invece non è stata proprio detta questa frase, ma né da lui e né da dal suo assistente in telecronaca, però noi siamo pazzi. Chiudiamo un velo pietoso, non una parentesi. Certo, è curioso di Achite e De Silvestri alla Sampdoria. Sì. Però sta mischia di carte, non sa manco più che carte. Sì, hanno... ma Quagliarella ha preso. Quagliarella, sì, sì. Ho sentito prima Lazio, Genova e Sampdoria sono... I tifosi sull'orlo di una legge di nervi gestito da tre personaggi incredibili. Però più scemo pensavamo era Zamparini. Però a differenza degli altri, almeno Zamparini. Io penso la Sampa abbia fatto qualche cosa, giusto o sbagliato che sia, ha fatto i danni. Eh sì, ha fatto i belli seri. Gli è rimasto Cassano, ma Quagliarella, ho detto era solo Quagliarella. Sì. Meno male, lui non me li gioca a Fantacalcio, non mette che certo. Non stanno a giocare più. Tu dici, almeno... ma io pure questa cosa non la capisco, ha litigato con i tifosi un mese che non fai giocare, ma vennero subito a gennaio allora, scusa. Poi sta cosa del litigare con i tifosi che non gioca, o c'erano altri problemi. Avete sentito le dichiarazioni di Ballardini? Sono interessanti, eh? Ancora parlo. Che dice? No, però oggi ha detto cose importanti. Ah, come fece a noi. Del tipo, Andrea? Del tipo? Beh, allora, innanzitutto tra tutti i presidenti pazzi che ha avuto, giustamente, ma questo io ero quasi, no, quasi, ero abbastanza convinto che il presidente nostro non ha mai interferito sull'allenatore per la formazione. Che già ci capisce niente a fare presidente, figuriamoci se si mette a fare allenatore. Su questo sono convinto pure io, sai. Come? Su questo sono convinto pure io, che non ho mai detto io. Credo, da buon gestore, credo che non faccia questa cosa, che invece faceva addirittura a mezzanotte, 2 di notte, Zamparini con Ballardini, e mentre lui... un altro... credo Preziosi. E poi ci ha avuto, perché credo sia andato in tribunale con Sorrentino, hanno fatto la prima udienza, l'ha denunciato perché a un certo punto della stagione lui voleva far giocare a comboio di due portieri il sabato prima della partita, che il secondo non mi ricordo se è Colombi. Gli ha dato la comunicazione che giocava Colombi, lui la risposta di Sorrentino aveva detto tu sei un testa di cazzo, e per questo ha riferito, no, questo è stato poi riferito al presidente del settore sportivo, il quale ha ordinato di far giocare Sorrentino la domenica. Ha dovuto far giocare Sorrentino e a quel momento poi sono state date, sono messe credo fuori squadra Sorrentino, poi
e ha dato le dimissioni Ballardini, respinte, è successo un po' un casino. Comunque è stato denunciato e c'è una causa. No, questo no, il presidente che ha nominato è vero che sono scemi, ma è che Ballardini sta meglio. Beh sì, comunque qualcosa, che fosse successo qualcosa si era intuito, perché comunque quando hanno fatto autogestione durante la partita che hanno vinto e lui proprio non è andato, qualcosa era successo sicuramente. Sì, ho dato un'occhiata comunque, Andrea, alle sue dichiarazioni, perché poi ha parlato pure del suo periodo a Lazio, sul fatto che su Pandev e Ledesma fuori rosa, ha parlato un po' in generale di questa situazione. Ah, se ne è accorto mo. Ma proprio perché io non ho un buonissimo ricordo di questo allenatore, gli ho dato giusto un'occhiata, ma poi non ho approfondito, perché ancora non mi spiego come faccia a trovare ogni anno una squadra in Serie A. Ma vabbè, chi trova? Zamparini, Preziosi, però, tipo, comunque Cellino, allenatori, tutti, eh? Allenatori validi ce ne sono, e questo a me non, siccome a lui non piace, a me non piace proprio il suo modo di allenare, come mette le squadre in campo, come si è comportato pure, insomma. Il non ammette, sono scemi, ma insomma pure lui che però lui arriva, non è che è stato, lui arriva è tutti gli anni, ha regalato una supercoppa italiana a Pechino. Sì. Diciamo così, esatto, sì. Sì, diciamo che rimane, quando apriamo magari l'annuario della Lazio nella storia, troveremo sì, allenatore Ballardini. Sì, quello è vero, magari tra 100 anni arriva il bambino che non lo conosce, dice: vedi Ballardini che bravo, ha vinto la Supercoppa italiana. Per chi ne ha vista la partita, legge Ballardini. Sì, te l'ho detto, tra 100 anni. Noi fortunatamente sì, abbiamo fortunatamente tra virgolette, insomma, conosciuto il personaggio e vissuto quel periodo. Anche perché caro, poi contato, l'Inter di Mourinho, vincitore del triplete. Però all'epoca la Lazio era quella che tirava più uno specchio dalla porta. Sì, assolutamente, è vero, questa è una sua famosa dichiarazione in conferenza stampa. No, ma questo a me non piaceva di lui, che non ammetteva mai le proprie responsabilità e il fatto che comunque in quel periodo stessimo giocando malissimo. E torno al discorso prima, capite perché non va un po' andare d'accordo con gente come Zamparini, che sicuramente sono matti, ma uno così non può andare d'accordo con lo dito, con Zamparini, finché dice sì, poi quando comincia a dire: mister, ma presidente, noi abbiamo tirato, siamo una squadra che tiene a quello, cioè, ma no, cioè, non è che io vado a dire, capito? Quindi, sì, no. Sì, è vero, è vero. Bene Marco, c'è qualche novità, visto che sono le 22.47, qualche affare? Sto cercando, mi ha preso proprio nel momento in cui stavo cercando notizie. No, vabbè, comunque momento. La notizia l'abbiamo data, però c'è la conferma, perché poi il contratto è stato depositato di Panaglotis Kone, che passa dall'Udinese alla Fiorentina, con la formula del prestito, quindi pure in questo caso è una delle formule preferite a gennaio, quindi pagando, in questo caso non è specificato la cifra, quindi penso sia prestito secco. Chi ha detto il giocatore? Kone, dall'Udinese alla Fiorentina. Ah, perché oggi ho sentito una mezza, ho sentito solo del Benaluan, ma non so. Benaluan pure alla Fiorentina, sì, alla esatto. 300.000 euro. Prestito secco con diritto di riscatto a 7, che se non mi piace, non obbligatorio, e se non mi piace hai speso 300.000 euro, non è un fenomeno. Sì, ma sì, non sì. Ti piace, c'era Sosa, c'è stato su Benaluan qualcosa di particolare, perché Sosa ha proprio dato, aveva messo il veto, non lo voleva proprio, invece gliel'ha imposto la società, e boh, non so, so quelle operazioni. 300.000 euro di meglio un posto via. So quelle operazioni, sì, in effetti sì, poi. Dice: intanto prendite questo insieme a Zarate e poi vediamo che succede. Invece su Kone, meglio di niente. Su Kone sì. Invece io rimango un pochino perplesso, perché comunque era un giocatore che in passato è stato accostato nella Lazio, anche sì, prima che venisse Pioli. È un giocatore che il meglio l'ha dato appunto con Pioli in panchina. La Fiorentina l'ha andata a prendere con prestito diritto di scatto, poteva essere un'idea, anche perché così la Fiorentina comunque ha comprato una vera leggenda. Sì, ora sì, pure la Fiorentina ne ha con Zarate e Benaluan e Tino Costa, anche Tino mi sembra Costa. Ah sì, è vero, beh, ha fatto bello,
Tello, esatto. Tello pure, però nel senso di Conte secondo me poteva essere un'idea, almeno per aiutare il mister. Sì, rientra nei giocatori, insomma, che conosce, fattibili, tra virgolette. E che conosceva lui, sì, qui, sì. Ha già con cui già aveva lavorato. Però assolutamente, che sia mai poter cercare di migliorare la situazione. C'è, sì, sta Gian Mauri che comunque che poi abbiamo fatto il contratto dopo la partita di Coppa Italia, che stavano col dente avvelenato. Con noi non te l'avrebbero mai dato, penso, manco se fossi l'ultima squadra, perché ieri Colantuono ha ribadito per l'ennesima volta, dice beh, quello che è successo, e che è successo? Poi la Lazio non si deve lamentare tanto, perché in Coppa Italia non ci hanno restituito il pallone, ha ricominciato con la polemica della Coppa Italia, sì, ancora stavano arrabbiati dalla partita della Coppa Italia. Quindi tanto veleno che ci hanno messo ieri era pure dovuto a quello. Quindi serbano rancore, sono brutte persone. Servano. Sempre con noi i precedenti, sì, però sì. Con l'altra parte gli mettono, sì, pure i parrucchini sulla capoccia. Con la non succede niente. Non so se avete pensato pure voi, quando c'è stata la ricorsa del dirigente dell'Udinese verso Mandini, sì, ha detto magari nota. Non volevo piata dietro, fa una figuraccia, capito? Era Madri davanti a lui. Se guardate, no, le immagini da dietro, Madri sta aspettando Mandini che rientra. Mandini probabilmente va pure appresso a Madri. E Madri la no, per l'ombra che dice che si attacca la testa e che lui succede il casino. Gli stacca il parrucchino, sentite. Capito, no? Sarebbe stato un po' una cosa. Incidente diplomatico. Comunque la Juve torniona, Caprari e la Padula. Andrea, però ci devi stare a sentire quando parliamo, dai. Andrea, dai. No, sai che qui sotto hai coperto e si sente bene. Ma come, non stavi al lato hotel? Perché non arrivava nessuno da Lazio. Sei andato in camera al lato hotel, ok. Potresti riscendere un attimo, mancano 9 minuti, magari riesci a beccare un'esclusiva, qualcosa. Facciamo pure pubblicità, qualche esclusiva. Comunque, proprio all'auto hotel, visto che la volta scorsa abbiamo parlato di Guerrieri, ha parlato il suo agente, che Michelangelo Minieri, che è un agente FIFA, e ha ribadito che pure in questa sessione di mercato Guerrieri ha avuto richieste da club di Serie A e di Serie B, e che è un giocatore molto considerato dalla società, che resterà fino a fine stagione e poi valuteremo il percorso migliore. Quindi queste le parole dell'agente di Guerrieri. E poi gli è stato chiesto quanto sembra la squadra che lo voleva più convinta era il Frosinone. Vabbè, però loro poi avevano fatto la scelta di Leali, quindi sì. Ci può stare, diciamo, sì, o l'uno o l'altro. Assolutamente sì, infatti. Bene, queste erano le parole della gente. Passiamo un attimo al capitolo infortuni, perché visto che ti volevo fare una domanda, Gianfra, perché prima abbiamo nominato la formazione e io adesso non c'ho sotto mano niente. Sì. Ma aggiornate sulla panchina, perché che è rimasto dentro la panchina? Beh, per trovare la panchina, aspetta, devo prendere proprio i fogli con la rosa della Lazio, perché devo spuntare tipo la lista della spesa. Sì. Mauri. Allora, c'è Mauri, poi... E come ci diceva Andrea, se Radu, perché su Radu, siccome sono stati vaghi nella comunicazione, non si capisce se sia disponibile o meno. Se è disponibile lo fa giocare. Sì, se c'è la minima possibilità, pure secondo me mercoledì. Se c'è Radu. Sì. No, per me non è allorabile. Vabbè. Sì, diciamo di no. Poi in panchina c'è Mauri. Anche perché con Co adesso va bene. Quindi. Berisha. Uno tra Marchetti e Berisha. Berisha. A questo punto. Poi secondo, vabbè, in base a quella decisione che prenderà Mister Pioli, uno tra Keita, Anderson e Klose va in panchina. Uno di questi qua. E poi andiamo a vedere, è difficile, cioè, sì, Gabarron Patrick, perché poi pure Brofeld è infortunato, deve andare a pescare la prima vera per forza, e molti di quelli che erano in rosa sono stati poi insomma spostati su altre squadre. Vediamo dall'ultima notizia, Morrison sta in Inghilterra.
Sì, lui fa, prende i permessi, ha visto quando faceva il militare, il 24, del militare, 24 sì, lui prende i permessi, prende e torna pure sabato, cioè, fa così. Giustamente. Mi sembra se